Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Benvenuti e benvenute a questa seconda puntata, la puntata numero 26 in realtà della seconda stagione. In realtà la seconda puntata senza Giorgio Santucci che continua a rifiutarsi di venire nostro ospite, nonostante noi insistiamo da ormai 2 anni, ma lui si nega perché è un pusillanime. Con me co-condurrà questa bellissima serata il sempiterno Emiliano Pagani, che vado ora ad aggiungere, se mi va il pippolo, attenzione, vado. Eccolo qua. Olè, mi si sente? Ti si sente, purtroppo, sì. Bene, no, su sempiterno mi sono toccato le parti intime, che tanto sono sotto la scrivania, Tanto sei abituato. strusciano quasi terra, e non si vedono. Sì, purtroppo pusillanime, o come usa usare e adoperare termini inglesi, pussi, Giorgio Santucci no, purtroppo si nega ai nostri inviti, probabilmente ha Così. paura di compromettersi con la Gilda di Capalbio, come dice sempre lui, Esattamente, sa lo che è sa che sia grosso. nostra nemica, sì, noi siamo nemici dei poteri forti, Esatto. quindi vabbè, quindi in sostituzione di Santucci dobbiamo un po' farci bastare Contentarci, e accontentarci, sì, del prossimo ospite, il sempiterno, anche lui, Bruno Cannucciari. Ale, eccolo, ciao Bruno. Ciao. Allora, Bella voce. Aspetta che sistemo la luce che e è quanto un po' entusiasmo anche tra l'altro. oltre tombale. Oh, Vabbè, ci siamo chiamo. visti 20 minuti prima della diretta, non le potevi sistemare prima le luci, Va bene così. Sì, perfetto. Benissimo, benissimo. Senti, da quel che di diafano che contrasta con quello sfondo bruno, appunto. Lo spettro del Natale passato, sembri. Ora, con Bruno c'è da fare un discorso, cioè noi ovviamente volevamo invitarlo anche la passata stagione, solo che sembrava di fare un po' le pastette, visto che abbiamo collaborato insieme, vi fate le cosine per conto vostro, solo che poi ci siamo detti, sì, ma ho capito, ma se dovessimo guardare con chi abbiamo collaborato insieme o con chi intratteniamo rapporti di amicizia, non dovremmo nemmeno farla questa trasmissione. E quindi tanto vale sbatterci nei coglioni e invitare un po' chi ci pare. Abbiamo fatto bene, secondo te o no? Sì, penso di sì, nel senso che io me ne sarei stato volentieri alla casa, nel senso che sono un po' timido, diciamo così. Però no, avete Non fatto come benissimo. Santucci, però. No, no, un Ma filino come più sai, giù. Bruno, partecipare a questa nostra trasmissione è un po' un viatico per la celebrità. Ora, probabilmente ti faranno condurre Sanremo se siamo ancora Parole amici. vostre, non. No, 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 poi con queste bretelle alla Federico Rampini. Veramente. Ho Vabbè, anche come stai, il Bruno? San Crispino del 2018 invecchiato. Quindi mi hai già risposto al come stai. Eh sì. No, no, Forza, forza, iniziamo. tutto bene. Ho passato la domenica a leggere le istruzioni del bollitore per il caffè all'americana e piuttosto che stare dietro alle polemiche del giorno è No, stato. no, 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 per carità, non ce ne frega un cazzo delle Ho polemiche. sentito domeniche peggiori. No, 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 no. Polemiche Del è interessantissimo. Anzi, se puoi buttare roba che possa scatenare le polemiche, facciamo contento Santucci, appunto, che ti guarda. sì, no, no, ma nel caso specifico, in molte di queste polemiche io spiace, però me ne sbatto fortemente Il belino, come dicono in Liguria. fortemente proprio. No. Riguardo a questo, sono andato a vedere Le illusioni perdute, questo film che c'è in giro adesso, tratto da Balzac, e è proprio sui meccanismi della stampa del periodo, parliamo di 200 anni fa. E tra l'altro la polemica era uno dei motori della vendita o meno dei libri, cioè funzionavi soltanto se intorno a te c'era una polemica. Non è cambiato nulla, mi sembra. No, infatti. Un po' sì. Ma direi che prima di entrare nel vivo io si possa inserire uno sfondo adeguato, insomma, visto che il tuo Sì, sì, passato sì. è stato fortemente legato alla fattoria McKenzie, ecco qua, io mi sentirei questo sfondo qui. Perfetto. E lui, la fiera, no? La trasformazione Sì, degli animali alla fattoria.
Sembra di averlo fatto apposta, invece no. Di una tristezza proprio. Si tratta di sensibilità. Io ho messo in realtà la foto di un mattatoio con la animali macellati, ma tenere un'ora e mezzo mi dava noia a me, per cui ti veniva fame soprattutto. Appunto, esattamente. Allora Bruno, senti, io così, per non saperne leggere né scrivere, partirei dall'inizio e... questo lo dico a beneficio dei più che ti conoscono fondamentalmente per il tuo lavoro nel passato con Lupo Alberti, di cui parleremo ovviamente, e con i recenti lavori che hai fatto con Emiliano e poi l'hai mandato giustamente a fare in culo perché insomma alla lunga tu parli. Mi ha sfruttato per avere celebrità. Esattamente. Io partirei dall'inizio quando io ti leggevo che ero ancora un pischelletto, ovvero su alcune strisce, alcune pagine che disegnavi per Comic Art. Le avventure di Franco e Bruno. Madonna mia. Queste qua. Sì. Queste qua. E io mi dicevo, ma te guarda questo, ma chi è? Ma... E guardavo il tratteggio della barba che facevi a Franco Fossati, dicevo, ma questo ragazzi, guarda che segno che c'ha, che meraviglia. E non sapevo che quello alto con i riccioli neri eri te. Eh sì, perché era una, era una serie... autobiografica nella fattispecie noi vivevamo insieme proprio, cioè condividevamo la stessa casa perché io ero andato eravate una coppia di fatto eravamo una coppia di fatto nel senso che io ero andato a lavorare a Milano per il quotidiano Italia Oggi e vivevo a San Fruttuoso Monza nella casa di Franco Fossati e adesso tutte le volte che muore qualcuno, adesso Franco è morto da un sacco di tempo, il ricordo di quanto ci siamo divertiti, cioè mi fa dimenticare la tristezza che non c'è più, perché comunque ho un bagaglio di cose su cui ci siamo divertiti che supera questa cosa. Nel fatto specifico abbiamo collaborato in questa serie che era partita con delle piccole cose che facevamo a Lucca. Eri giovanissimo. Eri giovanissimo. Ero proprio, cioè avevo 21 anni, 22 anni. Cioè, è perché io lavorando per Comic Art sono entrato a Lucca nella stanza dei bottoni, diciamo così, già a 18 anni. Anzi, a 18 anni non ancora compiuti. Però, insomma, sì, con Franco facevamo questa cosa qui per Comic Art e poi lui ha collaborato con me per alcune storie di Winnie, che era un personaggio che facevo sul Corriere del Pollaio, che era una cosa che usciva insieme dentro Lupo Alberti. Nel caso specifico, queste storie, siccome lui era dentro, Franco Fossati era dentro a tutto questo mondo di critici, Giulio Cesare Cuccolini, altri di cui ho dimenticato il nome, ma già allora sembravano dei totem. Per dirti, adesso non mi ricordo se era uno che si chiamava Barbieri, così, però non utilizzava il termine fumettista, neanche fumettaro, figurinario. Oh, addirittura. Qui ci starebbe un megoglioni meraviglioso se fosse romano. Figurinario, porca miseria, è troppo, dai. Cioè. Sì, anche meno, dai. Per cui insieme... è troppo giovane, ricordiamo che Comic Art insieme a altre testate come l'Eternauta, come Pilot, Netarurlant e molte altre, erano le cosiddette riviste antologiche in cui mensilmente si potevano trovare un sacco di autori di racconti brevi, di racconti lunghi, divisi a puntate, ma che offrivano un panorama spettacolare e internazionale, fumetto franco-belga, fumetto argentino, spagnolo, italiano e via dicendo, che ovviamente costituiva un po' l'avanguardia al tempo e appunto... faceva bene, ecco, è una cosa di cui io, ma anche Emiliano e anche molti altri che abbiamo intervistato, sentiamo parecchio, ci manca, ecco, sentiamo nostalgia di questa cosa. Assolutamente sì, anche perché il fatto che non ci siano più riviste del genere, forse qualcosa poi nel tempo si è rifatto di questo tipo, e che ha cambiato anche la costruzione della narrazione, nel senso che se tu hai la possibilità di fare il tuo lavoro su 4 pagine, 6 pagine, 8 pagine, e allora tu organizzi il tuo lavoro
come fosse un racconto breve. Se invece devi lavorare per un graphic novel, per meno di 80 pagine non puoi lavorare. E questo significa che o magari c'hai un'idea piccola e la tiri, o non so, a me per esempio piace molto il racconto proprio come forma di narrativa, per cui non necessariamente tutto quello che mi viene in mente deve diventare per forza i fratelli Karamazov. No, poi oltretutto offriva la possibilità di sperimentare un sacco, no? La forma racconto breve, poteva serializzare un personaggio oppure anche finire lì con appunto la possibilità di provare stili, tecniche nuove e ovviamente fare da stimolo a altri autori. Ma però sì. questi sono discorsi da vecchi, io mi vergogno un po' a stare qui in mezzo a voi che puzzate di naftalina come dei vecchiacci, maledetti che siete. E, cioè, allora, la mancanza o la nostalgia per le famose riviste contenitore, Comic Art e tante altre, l'Eternauta, eccetera, è stato un po' il fil rouge che ha caratterizzato, ci ha accompagnato per tutta la passata stagione di Lockdown Calling. Tutti rimpiangevamo queste riviste contenitore, però in realtà se sono morti e se nessuno poi ha sentito l'esigenza o il desiderio di riportarle in vita, un motivo probabilmente ci sarà. Probabilmente i tempi sono cambiati, non lo so, non avrebbe senso forse adesso pensare a fare una cosa del genere. Alzo. Ma aspetta, la domanda in realtà è questa. La domanda è, pensi che i social, in particolar modo Instagram, dove tanti nuovi autori, autrici intendo. Autrice del fumetto. Si stanno facendo largo, stanno emergendo dal quale alcuni sono anche arrivati alla celebrità, abbia sostituito in qualche modo le riviste contenitore o sono due cose che possono coesistere anche volendo? No, che di fatto l'abbiano sostituito? Nel senso che è talmente è una rivista aperta, un'enorme rivista dove ognuno fa anche delle cose piccole o piccolissime, oppure delle cose seriali. Anche Macox ha cominciato così, diciamo, con delle cose su in rete che poi sono state zero calcare. A me sta benissimo. Scusa Bruno, se ti interrompo, però era già una cosa ancora diversa, perché sia Macox che Zero Calcare avevano dello spazio a disposizione, cioè su Instagram più di 10 fotogrammi non li puoi mettere adesso, prima ancora meno. Quindi deve essere una storia che si esaurisce in 10 vignette, per dire. Sì. O spezzandone una in due in 20, per Macox e Zero Calcare dopo facevano delle storie abbastanza, che messe su carta potevano diventare una decina di pagine. Il rischio è che il formato, come dire, influisca molto su quello che devi raccontare. Se devi raccontare, racconterai delle storie molto sintetiche oppure delle storie che, come si dice su Boris, ci si capisce o non ci si capisce, perché lo spazio a disposizione non è sufficiente, per cui lasci i finali aperti, neanche i finali aperti, lasci tutto aperto. Dai delle suggestioni. Però di fatto, se non c'è la possibilità di fare queste riviste sono morte, alcune anche perché non se lo potevano permettere. Orient Express pubblicava la gran parte del materiale di prima pubblicazione, per cui pagava gli autori italiani, e quando tu fai una rivista tutta di materiale d'agenzia ti costa molto meno, però nessuno, neanche Totem, faceva tutto d'agenzia, ogni tanto faceva anche degli autori che... Infatti, tanto il problema è proprio anche un discorso non tanto culturale, perché in tanti, non solo vecchiacci maledetti come noi, sentono la mancanza di una realtà di questo tipo che darebbe la possibilità di non solo di esercitarsi, esprimersi, ma anche di aprire delle strade nuove, no? Però si è inceppato un meccanismo, non saprei come uscirne. Ma veniamo a noi. Noi abbiamo ospitato, come hai visto, come penso saprai, già Silver, quindi del lupo, della storia della fattoria McKenzie, o così, ne abbiamo già abbondantemente parlato. Ma noi, mi piacerebbe sapere qual è stata la tua esperienza, che è durata qualche annetto, cosa ti ha dato, ecco, e che tipo di ruolo gradualmente ti sei conquistato. E,
scusa, e come ci sei arrivato anche? Allora, come ci sono arrivato è stato abbastanza semplice, nel senso che stando a Milano, lavorando appunto per Italia Oggi, Italia Oggi che era, scusa Bruno? Era un quotidiano economico, diciamo che ha cercato di essere il contraltare del Sole 24 Ore, e tuttora esce, ma in altra forma. Quando ci ho lavorato io, era un quotidiano malato di gigantismo, per dirne una, e loro facevano una distribuzione che partiva da Milano e arrivava a Palermo. Però, nei primi sei mesi di attività erano già sotto di 3 miliardi. Diretto da, scusa Bruno? Diretto da un sacco di gente diversa. A un certo punto è diventato anche una costola del Messaggero, così. Poi alla fine l'ha comprato Gardini, poi Gardini si è sparato e il giornale è chiuso, diciamo. Sì, vabbè, ecco. Per poi riaprire sotto altra veste. Però dicevo, stando a Milano, insomma, ho avuto modo di, tramite Franco Fossari, insomma, di conoscere Silver, che in quel momento stava cercando collaboratori. E tra l'altro io lo sono andato a trovare nella casa che abitava, che era stata, abitava in una casa in affitto, che era stata prima affittata da Bombi, e poi è la casa che ho preso in affitto io per un tot di anni, per cui c'era questa continuità. E boh, io ho fatto pochissime prove e così, e Silver mi ha affidato la sceneggiatura di una storia di Natale. Ovviamente i primi disegni io potendo pagherei per cancellare questa storia, come immagino tutti i disegnatori. Ma quindi non solo come disegnatore, ma già come autore completo? Scrivevi, no, disegnavi. La prima storia di Luca Alberto era su testi di Silver. Già dalla terza o dalla quarta ho cominciato a scrivere da solo, e poi dal 93 ho cominciato a scrivere le tavole e non ho più smesso fino a febbraio del 20, diciamo. Ecco, sì, questa è una delle tavole. E insomma, 30 anni di Lupo sono molti, nel senso che non solo ti cambiano, ti costruiscono in un certo modo. Faccio degli esempi. Lupo Alberto è un fumetto popolare, il che significa che tu devi affrontare una serie di argomenti cercando di essere il più comprensibile al maggior numero di persone. Certo. C'è per esempio una regola non scritta, secondo la quale una tavola di Luca Alberto deve essere comprensibile anche a 10 anni di distanza, il che fa sì che noi non possiamo, per quanto ci andrebbe, speculeggiare qualcuno di famoso in questo momento, perché magari, grazie a Dio, fra 10 anni lacrime nella pioggia. Ok? Poi è un fumetto che nasce per ragazzi, per cui tu puoi parlare di tutto, e su Luca Alberto ti può parlare di tutto, ma con determinati escamotage. Io faccio sempre l'esempio, io non posso dire trombare, non posso dire scopare, però posso dire fare ginnastica senza vestiti, ok? Su e giù. Ginnastica senza tuta, che ne so, qualunque cosa, il che presuppone anche che la via, diciamo, ellittica può essere anche più divertente. Certo. No, ci sono delle limitazioni. Ma sì, però sono limitazioni abbastanza non elastiche, però quasi permeabili. Perché non è il mondo Disney, Lupo Alberto, dove alcuni argomenti vanno proprio evitati, non se ne può parlare. Su Lupo Alberto si parla, e si è sempre parlato, di tutto. Di qualsiasi cosa. Sì. Si parla di omosessualità, di morte, di terrorismo, di AIDS. Peraltro, di uso del preservativo, di qualsiasi cosa. No? Come? Dicevo, scusate, no. Peraltro, anche affrontando argomenti che ora sono, vanno per la maggiore, sono nell'agenda pubblica, l'inclusivismo, l'attenzione alle categorie più svantaggiate, eccetera. Cioè, in Lupo Alberto sono state affrontate in maniera estremamente efficace. Questo perché ci veniva naturale, cioè non c'era niente di inclusività programmato. Nel senso che
la differenza fra Disney e Silver è che Disney è morto e Silver è vivo. E si starà toccando in questo momento. Ravanando. No, ciao Guido. Ma è un fumetto molto legato all'autore, alle sue paturnie, ai suoi cambiamenti d'umore. E anche il fatto che, per esempio, noi facciamo Luca Alberto adesso, non è che ci fingiamo giovani o che ne so, che scriviamo raga. Così. Chi legge Luca Alberto sa che è scritto da persone che hanno più di 50 anni, per cui ci avranno un occhio che è diverso dal pischello. Tutte queste cose hanno fatto sì che Silver non è Luca Alberto, cioè, voglio dire, non c'è questa assimilazione alla Madame Bovary, e non è neanche Enrico La Talpa, è un po' tutti questi personaggi, ma quando si occupa di questioni degli ultimi, di tematiche sociali, comunque anche semplicemente del fascismo, su cui lui è parecchio, parecchio duro, diciamo. Cioè, ecco qua. Sì, questa per esempio è una... aspetta, no, finisco la frase. È una cosa che viene naturale perché perché Luca Alberto è una sorta di flusso di coscienza, cioè non c'è nulla di preordinato. Si adatta un sacco di roba, insomma. Sì, cioè non abbiamo mai pensato adesso facciamo entrare questo personaggio, così. No. Cioè, no, ma è formidabile perché un personaggio che sulla carta nasce, no, per divertire, inanellare delle gag, con un tratto che è un po' pazzettistico, quindi apparentemente destinato a un pubblico adolescenziale, in realtà si presta a più livelli di lettura, come si diceva appunto insieme a Guido, e si presta a più stili. Cioè, l'idea, l'impressione è che con Luca Alberto abbiate avuto un sacco di libertà creativa anche nell'affrontare non solo argomenti, ma anche stili diversi. Ricordo la storia su Correggio o illustrazioni, no, che si prestavano a, come dire, a soluzioni pittoriche. Sì, no. sì, perché c'è... Cioè, ecco, per esempio, questo qui era un disegno che avevo fatto immaginando cosa succede quando si vede soltanto, in scena si vedono soltanto Mosè e Alberto, così, è perché tutti gli altri intorno fanno la troupe cinematografica, così. Questo era un disegno gigantesco, tipo 1,70 m, che ci ho messo un sacco di tempo a farlo. Però, non so come dire, mi piaceva e mi piace tuttora il mondo di Luca Alberto, perché, diciamo, meno paludato di quello Disney. Non dico un po' alla come viene, però ci sentiamo liberi di muoverci in direzioni diverse. Qui l'immagine che hai fatto vedere era il flashback di una storia che avevo fatto, e qui appunto erano... Luca Alberto impersonava appunto un personaggio che si spegne la luce per non farsi trovare dai fasci che lo vogliono portare in Russia, però poi lo trovano lo stesso e poi va nella campagna di Russia e sopravvive. Non ti direbbe che fosse un tema adeguato, no, a una striscia, tutto sommato, che il cui personaggio si vedeva nei biglietti di auguri, e nelle agende, nei quaderni, e invece sì, questa è la cosa. Nella tavola successiva c'è appunto lui che si nasconde in un crepaccio sotto la neve e la didascalia dice nel mezzo di una carneficina senza scampo. Ora, la carneficina senza scampo, se tu fai un fumetto umoristico, o decidi di farla in maniera umoristica, ma sarebbe fuori luogo, tipo che fai i personaggi alla Asterix che escono dalla vignetta coi piedi, che si vedono solo i piedi, così, i boom... le persone che vivono web, però così. non sarebbe il caso. Ho evitato gli schizzi di sangue, però una carneficina senza scampo è quella. Certo. E su Luca Alberto si può anche utilizzare ogni tanto utilizzare il disegno umoristico per raccontare qualcosa di tragico. Corvo 1993 vorrebbe sapere: Mosè in qualche modo si ispira a Sam Canepastore della Warner?
Non ne ho la più pallida idea, ma i riferimenti di Silver erano, che ne so, Will Coyote, certo. Così, per cui alcuni riferimenti dei personaggi ci sono. Cosa stavi dicendo prima? No, dicevo che appunto si possono raccontare anche delle cose. A me, per esempio, è capitato di fare una serie di tavole su una legge che era stata fatta in Russia da Putin, quella lì contro la pubblicità dei rapporti non tradizionali, delle coppie non tradizionali, il che significava che non potevi pubblicizzare il fatto di essere gay, il fatto di essere lesbica, così. E, il fatto che per ipocrisia è stata costruita in questo modo, cioè rapporti non tradizionali, ma ha giocato a favore perché potevo fare che Mosè si metteva contro Lupo Alberto e Marta perché non era un rapporto tradizionale, era cioè una gallina e un lupo. Per cui Mosè lo sbatte in galera. Così, salvo poi qualcuno gli dice che appunto che il fatto del non tradizionale non c'entra niente perché era una cosa riferita agli omosessuali, e per cui nell'ultima pagina loro sarebbero liberi di uscire da questa piccola galera, insomma, così. E però sia lui che Enrico La Talpa si guardano e si chiudono dentro in memoria di questa storia che c'era stata sull'omosessualità. Dove Enrico era omosessuale, no? Era omosessuale. C'era una storia, sì. Per dire... con la moglie che per per riabilitarlo spandeva riviste porno da tutte le parti. Sì. Oh, guarda che ho trovato! Guarda. Sono chiusi dentro perché finché non si risolve la cosa, cioè è un problema che ci riguarda tutti. E per dire questa cosa, questa storia, nel momento in cui è uscita questa notizia, è passato un po' sotto silenzio. A me sembrava una cosa interessante e l'ho fatta. Siccome Lupo Alberto esce, viene preparato con 2 mesi in anticipo, il caso ha voluto che 2 mesi dopo sono cominciate le Olimpiadi in Russia, così, e questo caso è scoppiato. Cioè, come era prevedibile. Quindi anche lì è un problema. È un problema che si riallaccia anche alla questione dei social. Se tu lavori per un mensile che esce ogni 2 mesi, probabilmente quello che scrivi adesso, fra 2 mesi, sui social avranno fatto 50, 60, 100 battute dello stesso tipo. Quindi diventa un po' complicato fare umorismo adesso. Però dipende. Se parli dei macro temi, i famosi macro temi, più o meno abbiamo la fortuna di vivere in un paese dove i macro temi sono sempre gli stessi da anni. Ricorrenti, sì. Sì, cioè, io ho visto casualmente, una piccola parentesi, l'altra sera un film di Maccio Capatonda di diversi anni fa, dove interpreta un politico, di destra, e dice le stesse cose che dice la Meloni adesso. Sì. Le stesse cose. La famiglia è fatta da un padre e una madre, l'euro ci ha rovinato, l'ingresso in Europa ci ha rovinato, le stesse cose. Uguale, quindi sì. I macro temi sono sempre quelli più o meno. Cambiano magari i nomi dei singoli personaggi. Infatti sarebbe assurdo attaccarsi al singolo personaggio, bisogna attaccarsi a quello che dice il personaggio. Sì. Questa cosa qui ha influito questa capacità di spaziare, no? In un'ampiezza di temi decisamente vasta. Ha influito sulla scelta delle tecniche da utilizzare oppure è stata una cosa dettata dal capriccio del momento? No. Per alcune storie abbiamo proprio deciso di utilizzare, che ne so, c'era una storia ambientata negli anni 50, abbiamo deciso di utilizzare un tratto diverso per ricordare i fumetti degli anni 50, tipo Dick Tracy. Sì. Cose del genere. Però no, alcune storie secondo me sono diverse. Questa era ambientata nella Londra dell'Ottocento. Questa, per esempio, è presa da un'illustrazione di Gustave Doré come base. Questo perché Gustave Doré ha fatto una serie di incisioni sulla vita degli operai, dei proletari nell'Inghilterra della rivoluzione industriale, e molto 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 interessanti, per cui io ho deciso di
utilizzarne alcune e di lubizzarle così. Però ecco, per esempio, questa storia qui, siccome era una storia ambientata appunto nella Londra ottocentesca e così, non andava fatta con il tratto pulito, andava fatta con, se pensi che il, la, cioè il motore di tutta la, dei treni, della vita quotidiana era il carbone, non puoi immaginare una città pulita. Non era fetente da morire, poi era un incisore per cui tanto tratteggio, no? Sì. E anche noi, insomma, abbiamo deciso di fare vedere questa storia la più sporca possibile, insomma, che dove si sentisse proprio il puzzo. La fuligine. Sì. Mentre invece questo con che tecnica l'hai utilizzato? Questi sono i famosi pampastel, che adesso vi dimostro in diretta. Sono delle ciprie. Trucco setti. Si passano con delle spugnette e poi bisogna utilizzare tipo un litri e litri di fissativo, perché sennò veramente non si ferma mai. Sono dei gessetti modificabili all'infinito. Ma il fissativo, come coi pastelli, poi abbassa i toni, cioè ammazza un po' le luci, oppure li tiene? Non voglio fare pubblicità, ma io utilizzo il Conte. Non ve lo faccio vedere, però. Ti arriverà una confezione gratis a casa. E anche questo l'hai fatto con i pampastel? No, questo l'ho fatto con i pastelli Neocolor, che sono in pratica quelli che usa Mattotti. Ah, ok. E si possono usare acquerellabili oppure... I suoi proprio? Sì, proprio i suoi. Proprio. Ma a matita o a gessetto? No, aspetta. Sono questi. Ah, sì, ok. Questi, sì. Sono belli da utilizzare... Molto, molto pesante, molto pieno, sì. Ma però, in generale cambiare stile anche all'interno del Lupo Alberto è perché, a parte che ogni storia più o meno dovrebbe avere uno stile suo, ma è anche perché le mani ci hanno bisogno, insomma, di muoverla, di fare altri gesti. Sì, lo so. Fermi tutto, sono le 22:03. Abbiate un attimo di pazienza. Sentela buona. Sì. Allora, al reverendissimo maestro Cannucciari volevo chiedere come si trova a passare da stili di disegno così diversi, a fare Lupo Alberto, Kraken o Bonelli. Com'è? Che tecniche usi? Come ti trovi? Qual è il tuo preferito? Che voce mellifera, Giulia, eh? Che vocina seducente. Allora, il tuo preferito di Kraken, Bruno, se no ti sputo nello studio di telecamera. In assoluto Kraken. Lo è sempre stato, prima ancora che... Prima di farlo. Allora, ovviamente cambiare stile impone dei reset continui, perché non puoi fare continuamente, Lupo Alberto, il giorno dopo fare il confine. Devi passare almeno una mezza giornata di che vai a passeggio. Per resettare. Sì, o che fai proprio una cosa da vita dissipata, vai a letto a mezzanotte meno un quarto. Proprio così. Però... diciamo, mi piace fare cose diverse, perché non so, è come se fossi persone diverse. Io su questa cosa ci ho pensato un sacco di volte. A me non interessa avere uno stile che spacca, uno stile innovativo, così. Cioè, io faccio il mio mestiere e mi piace fare un sacco di cose all'interno del fumetto. Se un fumetto mi piace, faccio anche soltanto il lettering, perché mi piace il mestiere che faccio. Questi sono è un'epoca in cui tu devi comparire in qualche modo. Insomma, io
sparirei volentieri, nel senso, cioè, non so, il, come dire, il narcisismo mi è estraneo. Potrebbe essere anche questo. Non si direbbe dalle bretelle, però. Sì, beh, certo. Solo per l'eleganza è una cosa, il narcisismo è una cosa. Proprio non me ne frega niente di essere un riferimento, no, proprio zero. Zero, mi interessa fare il mio lavoro nel miglior modo possibile e soprattutto divertirmi a fare cose diverse. Stai dicendo una cosa interessantissima, perché va in assoluta controtendenza con tante altre puntate che abbiamo fatto e con il sentire generale che impera ora. Nel senso, da quello che dici sembra che tu, per privilegiare la bontà della storia, ti faccia come Bruce Lee, no? Be water, my friend. Ti adatti al sapore della storia e grandi citazioni. Brividi, guarda. Certo, però quello è il concetto. Cioè, ti pieghi per valorizzare al meglio la storia che hai sotto mano. Sì, cioè, nel senso che non... Allora, facciamo un esempio. Per esempio, Nirvana. Ve lo ricordate? Qualcosa di... Qualcosa ho letto, sì. C'è la luce. Eccolo lì. No, guarda che tavoletta! Questa tavoletta. Allora, Nirvana, se io avessi fatto l'inchiostrazione alla Lupo Alberto... Ce l'ho. Avrei fatto... vedi. Avrei fatto una stronzata. Perché? Perché tu non inchiostri... Come si inchiostra Lupo Alberto, inchiostri in un altro modo. Se io avessi inchiostrato alla Lupo Alberto, era come se avessi detto al pubblico: vedete, questo ci ho messo le mani anche io. A me che me ne frega di dire ci ho messo le mani anche io in questo modo? Preferisco metterci le mani con la tecnica che so, ma non con il mio stile. No, non basta la tecnica, perché quando, ora è una cosa un po' odiosa per il pubblico, cioè ospitare un autore che ha collaborato con noi e che quindi ci consente di parlare di un nostro lavoro, però insomma anche sti cazzi alla fine. No. Quando ci siamo consultati io e Emiliano per cercare un inchiostratore che sapesse tradurre non tanto il mio segno, eccetera, ma quanto l'intenzione che aveva preso la serie, l'unica soluzione che ci è venuta in mente sei te, perché proprio hai una capacità di capire, non tanto interpretare con il segno, un segno altrui, ma di capire le intenzioni di dove va a parare. Questa cosa non è per niente comune. No, vabbè, però sì, non basta la tecnica. Ripeto, non è mia intenzione fare il chitarrista solista, capito? Quello che deve mettere la sua impronta... Non so, faccio questo riferimento perché io suono e non so, il chitarrista solista io l'ho sempre visto come quello che mette il piede sulla spia e fa così con i capelli, così io non lo so, non ce la faccio, preferisco comporre oppure preferisco, se servono due note del basso, faccio due note del basso, non faccio 150 al giro, vedi, ci sto anch'io. Sì, sì, però non è solo quello, diceva bene Daniele prima. Sì, però voglio dire, se nell'interpretazione di quello che Daniele mi propone, Daniele e te, servono due note di basso, io faccio due note di basso, non faccio una gran mola di colpi, capito? Sì, però uno, lo schiaffo. Due note di basso e qualsiasi bassista le sa fare. Capito? Non è quello. Il discorso è che, come diciamo spesso quando andiamo in giro, qui purtroppo si parla sempre di noi perché abbiamo collaborato tutti e tre insieme, comunque, diciamo spesso quando andiamo in giro a presentare i volumi che abbiamo fatto insieme, no? Nirvana e Kraken e Stagione di Caccia, prima di iniziare a lavorare bisogna essere sicuri di essere tutti e due dentro la stessa storia, di voler raccontare nello stesso modo. Con Nirvana è stato lo stesso. Cioè non è perché hai un certo tratto che sei entrato a far parte di Nirvana, ma perché noi sapevamo, conoscendoti, che eri l'unico o uno dei pochi in grado di capire lo spirito che noi volevamo metterci dentro. Non capire e tradurre. Ecco, allora, capire e tradurre, esatto. Quello che interessa è appunto avere questa attitudine. Questa attitudine è piuttosto che... È rara, rarissima.
Vabbè, io sono contento di avercela, se ce l'ho, nel senso che appunto questo mi interessa, l'attitudine a che una storia venga nella maniera migliore. E a volte mi scontro con sceneggiatori molto vignoli, nel caso di questo francese, così, che fortunatamente adesso l'ho rabbonito, nel senso che ho capito esattamente come vuole le cose e ci prendiamo, insomma. Ma all'inizio è stato. Tornando un attimo prima di affrontare i tuoi lavori, gli ultimi lavori che hai fatto, mi ricollego un attimo alla domanda che ha fatto Giulia prima. Te, dopo tantissimi anni passati a fare Lupo Alberto, ti saresti mai immaginato che di ritrovarti ora in vecchiaia, nell'inverno della tua vita, di ritrovarti a fare cose completamente diverse, a passare attraverso i lavori che abbiamo fatto insieme, a passare in Bonelli, a passare al fumetto francese e poi boh, chissà cos'altro. Mai nella vita ci avrei pensato, nel senso che io mi sentivo destinato a fare solo fumetto umoristico, perché quello, quando lo fai per 30 anni, pensi che sia la tua strada. Il fatto di fare altre cose, io ammetto di sentirmi in una nuova vita, nel senso che se prima avevo l'idea che i disegnatori a 50 anni hanno rotto i coglioni, basta, fate spazio agli altri, così. Adesso io chiedo per me un po' di spazio, perché, visto che ho ricominciato una vita adesso, fatemi fare almeno 10, Un po' di 10 così, poi me ne vado, insomma. Però sì, sto facendo proprio un altro tipo di vita, e però il segno umoristico mi è servito un sacco, perché la recitazione, la teatralità del fumetto umoristico o del fumetto grottesco, Esattamente. così, aiuta tantissimo. È quello che dico sempre anch'io. E allo stesso tempo il fumetto realistico serve a quello umoristico per gestire alcune situazioni, no? E rinnovarle. Per cui, alla fine, una delle domande che volevo farti era: com'è stato per te passare da una realtà come il Lupo, che molto spesso presentava una regia abbastanza basilare, no? Molti campi medi, primi piani, eccetera, e soprattutto temi tutto sommato, come dicevi te, abbastanza vasti ma smussati negli angoli, no? Alla ferocia di boh, non lo so, Slobo e Golem, così esauriamo questa autocitazione e ce la caviamo brevemente. Cioè, passare dal Lupo, da Mosè, da una situazione tutto sommato abbastanza pupazzettistica alla ferocia più bieca di Nirvana, com'è stato per te? Guarda, non sai quanto è stato liberatorio, nel senso che su Lupo Alberto, per esempio, per scelta, difficilmente facciamo vedere l'atto del picchiare, del bastonare o queste cose. Spesso lo risolviamo con Mosè che corre, poi si sente patapum, tutti, Nuvoletto. e poi magari vediamo Lupo Alberto completamente sfatto, disfatto. Con lui era difficile. No, con Slobo e Golem c'è una violenza talmente parossistica, che non lo so, per me era non solo liberatorio, ma proprio divertentissimo. Cioè, io quando avete presente quelle pagine dove c'erano scene di violenza tutte senza vignetta, diciamo, con delle vignette aperte, così. Sì. Madonna mia, era, cioè, perché avevamo delle scadenze, perché sennò io ci avrei messo veramente settimane e settimane solo a farmi tutti I gli denti che volavano. Ma c'era, noi colpevolmente abbiamo saltato la domanda che ti ha fatto l'autore della puntata precedente, cioè Federico Maria Ah, Sartorelli, già, cazzo. senza sapere che saresti stato te ospite della puntata 26, ha chiesto: che tipo di strumenti usi per eventualmente cambiare il segno? No? Quindi stiamo parlando proprio di segno al tratto, in maniera così versatile. Guarda, innanzitutto passare dal pennino di Lupo Alberto al pennello di Nirvana, e poi del Confine, e poi di Kraken, così è già un lavoro, un lavoro di distaccamento della mano dal foglio.
perché il pennello lavora leggermente fuori dal foglio, devi stare in certi casi in atteggiamento zen, così Il pennino sgraffia, il pennello carezza. il pennino è nervosissimo, è bello per quello, insomma. Però insomma, cambiare gli strumenti. Adesso, per esempio, sto abbandonando il pennello per alcune cose e sto utilizzando i pennarelli con la punta a pennello, così. Lo faccio anche per problemi logistici, perché ho la gatta che mi sale sul tavolo, per cui con la Boccetta. boccettina aperta è sempre il panico. Però ecco, anche questo, anche cambiare stili, anche comprare materiali nuovi, che ne so, aiuta a non essere imbalsito sul proprio lavoro. Adesso io ho trovato, per esempio, questi pennarelli che si chiamano Pigma, che sono con la punta a pennello, ma uno c'ha anche proprio una puntina grossa, che vabbè, non si vede qui. Oh. Vabbè, insomma, io ci sto giocando come i ragazzini, capito? Specialmente dal Giappone arrivano un sacco di strumenti che simulano il pennino, il pennello, al silicone, al feltro, insomma, sono con inchiostri anche tra l'altro abbastanza interessanti. Sì, però ecco, io cambio strumenti e mi piace cambiare strumenti perché, Per vedere l'effetto che fa. ma fondamentalmente mi rompo le palle. Cioè, quando abbiamo fatto stagione di caccia, ho fatto come si dice, una tecnica suicida, perché era appunto matita, acquerelli e questi pan pastel, che va bene per un'illustrazione singola, ma per 80 pagine è un delirio, è un delirio. E però, secondo me, era lo stile che serviva e vabbè, l'abbiamo fatto. Non so se lo rifarei. Al momento di passare, no, del passaggio da Lupo Alberto o Nirvana, anche comunque era umoristico, a Kraken, che è stata la tua prima, diciamo, opera non umoristica, poi a quelle che sono venute dopo, ma soprattutto al momento del passaggio dall'umoristico al non umoristico, ti sei sentito un attimo mancare la terra dei sottopiedi, dire boh, ma dovrò ricominciare da capo, sarò all'altezza, oppure hai detto no, finalmente posso fare qualcosa di diverso. Come è successo? La seconda che hai detto, nel senso che, come dicevo prima, per fare Lupo Alberto serve, diciamo, si può parlare di tutto, ma con il dovuto garbo, con la leggerezza. Ora, ci sono degli argomenti e delle cose che non si possono trattare con leggerezza. Cioè, nel senso che se tu li tratti con leggerezza, li sminuisci, li rendi poetici. Una cosa come Kraken andava trattata in maniera dura, proprio. Senza, appunto, senza sprazzi poetici, cioè esiste anche una poesia dura, però non andava edulcorato. Forse la E compiacimento. Si parla proprio di poesia dura, no? Nel senso che alcune immagini sono veramente di grande fascino e meraviglia, però si è riuscito a rendere la cupezza della storia trattata con sia durezza, ma sia anche poesia. Sì, però mi sono sentito finalmente liberato dal dover, che ne so, affrontare i temi, però poi magari metterci la battuta finale, Hai così. perso l'occasione, Bruno, per rispondere. Stamano può essere piuma, hai perso, vero? Oggi è stata piuma. Oggi è stata più. Però sì, insomma, no, mi è piaciuto molto farlo, a parte che poi su Kraken, più che su altre cose, ho proprio sperimentato come mi pareva. Ho fatto anche una pagina che sembrava Pollock, con degli schizzi. Questo perché, un po' perché non avevo ancora In creato il pollo. realtà è starnutito mentre inchiostravi. No, 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 mi ci sono messo proprio di punto, ho fatto proprio il dripping, proprio tri, tri. Un po' è nella natura del graphic novel che si può sperimentare, un po' perché, essendomi momentaneamente liberato dal lupo, faccio un po' il cazzo che voglio, diciamo, insomma, con rispetto per la. E poi comunque sempre d'accordo con lo sceneggiatore Ecco, qui ti volevo riportare, No, giustamente. infatti, ma Bruno, ora questa è proprio una domanda fra me e te, io quasi quasi lo butterei anche fuori dallo studio, comunque,
com'è, secondo te, lavorare con uno che di cultura visiva in genere non ci capisce una sega, come Emiliano, giusto? Vabbè, sinceramente, tanto non ci sente. Sì, no, no, ci vuole, diciamo, non è che ci vuole pazienza, va assecondato, nel senso che le sue costruzioni vanno, diciamo, fortunatamente lui ha il garbo di non dire primo piano, voglio vedere, ti dice più o meno quello che c'è e poi ti lascia fare, forse perché per un suo complesso di inferiorità dice io non saprei come metterlo. Giustificatissimo. Sono quello che vi ha levato da fare disegnetti sulle tovaglie dei ristoranti, tutti e due. Sono arrivati a fare i cazzi con le sfumature col vino sulle tovagliette di carta dei ristoranti. Anche ora. È vero, da Kraken in poi non l'ho mai più fatto. Prima le facevo. Perché te l'ho fatto pensare. Queste cose, ragazzi, poi alla fine tornano in te. Entrano dentro. Entrano dentro, sì. Quindi, Bruno, alla fine... stiamo parlando di un autore che è passato da ambiti dall'umoristico al realistico, l'umoristico con garbo, l'umoristico cattivissimo, al graphic novel, eccetera. Quindi hai di una carriera pluridecennale, costellata da un sacco di roba, sei un autore estremamente prolifico, però allo stesso tempo anche estremamente accurato, perché ogni cosa che hai affrontato l'ha affrontata con grande pazienza, cura proprio e amore per il lavoro che fai. Vuole sapere il metodo. Allora, io sono, da questo punto di vista, sono molto novecentesco, nel senso che mi spingono delle cose veramente novecentesche, di cui mi vergogno, ma fare bella figura, ok? Allora, io quando faccio una cosa, mi piace farla nel migliore dei modi perché voglio fare bella figura, ok? È un concetto davvero... Un concetto, ma neanche novecentesco, era ottocentesco. Grandelliano quasi, sì, sì. Però l'idea è fare le cose nel migliore dei modi nella situazione data. Voglio dire, se mi danno due giorni per fare per disegnare la Divina Commedia, io magari dico sì, ci provo, però poi... Però nel senso, mi piace fare le cose accurate. Perché i fumetti che mi sono piaciuti da sempre erano molto accurati, e poi mi piacciono anche le cose rozzissime, però in special modo, che ne so, io darei una gamba per fare Black and Mortimer. Ah, lo farei proprio così, però magari ci muoio, perché so di persone che hanno fatto due numeri e ci sono state 8 anni. 8 anni su Black and Mortimer è la morte civile. Samurai. Però ecco, è quel tipo di cosa. Poi, ripeto, mi piace, che ne so, gli scarabocchi di Michael e Mirko. Mi piacciono moltissimo, ma proprio perché sono scarabocchi, non potrebbero essere altrimenti. Tu pensa a fatti col trattino, col la minchia. Valeria chiede, in questa tua nuova vita di disegnatore, il prossimo genere che vorresti sperimentare, quale potrebbe essere? Quello, quindi già dopo il lavoro con la Francia. Quale potrebbe essere? Fantascienza, fantasy, erotico? Guarda, la fantascienza mi piacerebbe un sacco. Non ne so una sega proprio di fantascienza, così. Però mi piace... Fantascienza marcia sudicia alla Bilal o tecnologica alla Jimenez? Mi piacerebbe la Jimenez. Tecnologica, così. Bilal mi piaceva il fatto che faceva già della fantascienza sporca con le crepe, con questa, perché dava un senso di vissuto. Yes. Anche queste cose tutte molto non lo so, io mi perderei a fare proprio tutti gli schermi con quelli che io chiamo i misurimetri, perché non li so chiamare in altro modo, sono delle cose che hanno delle lucine e fanno, ecco, io sono Monty Python, la macchina che fa pin. Sì, una cosa più alla Lorenzo Ceccotti o alla, sì. Matteo De Longhis. Sì, guarda, Ceccotti mi piace molto per questo, perché fa non è quella fantascienza algida dove, non lo so, tutti diventano estremamente più intelligenti, non si capisce perché. Cioè, non è mai successo che a dei progressi tecnologici siano seguiti dei progressi
sociali adeguati, insomma, prova ne è Facebook e altre cose, cui tutti sanno utilizzarli, però poi opio, a posto, scritto tutto attaccato, cioè voglio dire. Però ecco, mi piacerebbe fare la fantascienza. Il fantasy non lo so, sono un po' non è proprio il genere che mi piace. E si può dire, poi parleremo anche del confine, però saltando, andando proprio all'attualità più stretta, si può dire il genere di questo nuovo lavoro per la Francia al quale stai lavorando? Sì, si può dire se sapessi come definire. Se l'avessi capito. No, nel senso che, ecco, anche questo qua praticamente è una storia del rapporto del personaggio principale che è malato di malaria, una malaria che dà sembra dare delle allucinazioni, così. E sarebbe questo fotomodello qui da una parte. Sì, sarebbe questo il fotomodello. E in realtà poi... La porta bene la malattia però. Conoscerà una persona che viene da un altro pianeta, ma non è un romanzo di fantascienza. È qualcosa forse che ha a che fare più con la psicomagia, alla Jodorowsky. E però in una storia assolutamente quotidiana, di gesti quotidiani, non è che c'è e d'improvviso spadam e l'universo che si può... no, sono persone che si parlano, fanno cose normali e così, però c'è questo spirito psicomagico, diciamo così. E è una storia interessante nel senso che, adesso non faccio spoiler così, secondo me lo sceneggiatore la vede in un modo, io la vedo in un altro, però farò in modo, insomma, che poi le due situazioni si incontrino. Però, siccome il finale è aperto, secondo me finisce in un modo, secondo lo sceneggiatore finisce in un altro. E sulla base di questo io la costruisco. È stato quello che dicevi, il fotomodello, perché questo sceneggiatore invece ha un concetto dell'eroe che deve essere bello. Ok, nel senso, io sapendo che però sono tutti giovani e belli, no? Cantava Guccini. Esattamente. Siccome sapevo che cioè la malaria, io l'ho immaginato come una persona un po' scavata, così, e invece secondo lui era troppo, perché lui crede invece nel potere della bellezza, come per cui un eroe novecentesco, sì, però poi invece nella storia non è così. Però su questo all'inizio io non riuscivo a capire perché io venivo da cose, potendo fare il realistico, mi piaceva fare tutte le facce scavate, i personaggi pieni di difetti che a me piacciono un sacco, insomma. È più bello, no? Sì, però in realtà il concetto di bello uguale anche buono appartiene ai greci antichi, quindi nemmeno 900. Sì. A 2500 anni, per cui Alaksinner per questo era avanti, no? Rompeva un po' la tradizione, gli schemi che Mugnozzo ha butterato, rovinato. Però anche in questo caso, cioè, avendo capito che lui, lo sceneggiatore, ha ragione in questo modo, ho detto, vabbè, vediamo come possiamo arrivare a un compromesso. E ci siamo arrivati, secondo me poi... Che bello è troppo! È bello, ma è monco o zoppo. Sì, c'ha dei problemi. No, però, che ne so, io lo è bello, ma leghista. Lo abortisco attraverso delle posizioni, degli impacci. Normalmente l'eroe è sempre con le spalle larghe che guarda verso il futuro, come Gianfranco Fini, vi ricordate i manifesti? Gianfranco Fini che c'era l'occhio così. Ecco, io cerco di farlo un po' più terreno, però insomma, no, tornando a prima, fantascienza sì, volentieri. Ok, allora intanto io direi che questo è il momento del pizzino. Allora Bruno, ti chiediamo di passarci il foglio su cui avrai scritto sicuramente la domanda da sottoporre al prossimo o alla prossima ospite
della prossima puntata, e quindi scegliere se passarlo o a me o a Emiliano. Aspetta. In mezzo no, dovunque, ma non in mezzo. Vai. Abbastanza penosa, sì. Però ok, ne facciamo tesoro, e nel frattempo invitiamo anche coloro che ci ascoltano, bontà loro, di cliccare su segui, perché ci fa comodo, ci fa sentire più coccolati, ci fa sentire meno abbandonati al nostro destino, dà un senso alle nostre vite, sì, cacati un attimino, ecco, quindi cacaci, no, segui, cacaci. Mandateci una lettera, noi che poi si fanno vedere le nostre mamme, sono contente e non si passa da disperati come siamo. Bruno. Al fumetto francese abbiamo parlato di Lupo Alberto, Nirvana, poi Kraken, Stagione di caccia. Poi del fumetto francese nel mezzo c'è la tua avventura in Bonelli, no? Sei approdato in Bonelli con una serie che però non è il Bonelli de classico, il bonelliano classico, no? È più qualcosa di diverso, perché la Bonelli si è da qualche anno aperta alle librerie e ha cambiato formato e anche stile, se vogliamo, in certe sue testate. Quindi parlaci un po' del tuo arrivo al confine. Confine serie Bonelli, scritta da Giovanni Masi e Mauro Zeo, vabbè, non sto a fare tutti i crediti. Guarda, il fatto di essere arrivato al confine è successo veramente quasi per caso, nel senso che io ho postato la casa di Adele di Kraken, quell'immagine così, e nello stesso momento Mauro, Giovanni e Emiliano Mammugari stavano cercando di fare una lista di persone che potevano disegnare così. Questa cosa gli è piaciuta, Mauro mi ha scritto su Messenger, ha detto: senti, questa cosa è bella, ma ti piacerebbe lavorare il confine? Ho detto: ma magari c'è caschi. Così, è capitato veramente così, così semplice. E, il che però poi, invece questi stronzi, mi hanno messo fra il sommo Palumbo e il sommo Ambrosini, e per cui c'è... Cioè, a questo proposito vorrei citare un piccolo fatto personale per darvi l'idea di questa situazione qui. Io per un periodo ho suonato musica balcanica. Ok, allora immaginate che... tutti sappiamo, ha rotto i coglioni. Allora, immaginate che ho appuntamento in una sala prove con il batterista, che è uno serbo, così, e poi doveva venire un chitarrista, un celebrato chitarrista rom di 65 anni, che arriva con la sua corte dietro, arriva reduce da un matrimonio durato 3 giorni in cui ha bevuto l'impossibile. Arriva e dice: va bene, allora facciamo questo pezzo qua, che era Aide Iano, insomma, che era una cosa con un tempo impossibile, tipo un 6 o 7, così. Io sul basso lo prendo, e gli sto dietro, lui fa degli assoli pazzeschi da ubriaco, però insomma, che funzionavano. Ora, il fatto di aver azzeccato questo basso mi ha fatto passare subito a un livello diverso dal gagé, capito? Dal aria. E, per cui mi hanno rispettato per quello, perché così mi sono trovato sul confine, capito, tra Palumbo e Ambrosini. O partivo con una tavola, una prospettiva meravigliosa, cioè, o se no, cioè, il giorno dopo mi avrebbero, perché ero veramente l'ultimissimo arrivato. Ti sentivi l'ultimo arrivato, ma non assolutamente. Però voglio dire, cioè, Palumbo disegna realistico da quando era bambino, Marro era già meraviglioso, quanto, 35 anni fa, 40 anni fa, insomma, quando ha cominciato a fare Marro? 100.000 anni fa. Stiamo parlando di vecchi, comunque, sì. Sì, per cui il problema del confine è che è innanzitutto è una storia corale, e quindi ci sono almeno 50 personaggi, il che significa che ti devi ricordare le fattezze di 50 personaggi diversi.
E poi soprattutto è una serie dove a persone normali accadono cose straordinarie. E quindi diciamo la costruzione dei personaggi e delle scene è fatta di persone normali, anche lì c'è il bello, la bella, così, però diciamo, ecco, per esempio su Dylan Dog esiste sempre la possibilità di, che ne so, allungare un po' i corpi, fare delle cose un po' grandangolari, perché tutto sta in un'atmosfera da incubo, l'incubo è latente, così. E invece sul confine sono delle persone normali che prendono il cappuccino, che corrono, che fanno cose, e difficilmente un disegnatore si può allargare e fare queste cose alla Corrado Roy, per dire. Corrado Roy è uno che difficilmente può fare un personaggio che dice andiamo a mangiare una pizza, perché lo fa sempre un po' cupo, un po' così. Per carità, Corrado Roy è meraviglioso, però ecco, è uno stile che non permette leggerezze, capito? Non permette. Senti Bruno, ma te che hai una, insomma, una cultura dell'immagine navigatissima, no? Sia teorica sia soprattutto in pratica, viste le esperienze anche multiformi che hai, un po' per passione personale, un po' perché ne hai fatto un lavoro. In assenza di indicazioni precise, no? Tipo campo lungo, con la descrizione della scena, eccetera, come costruisci te le inquadrature e come disponi gli oggetti di scena? In base a quale criterio? Come apparecchi la tavola? Allora, anche qui, per esempio, mi piace lavorare sul confine, perché a parte Ambrosini e Palumbo, il resto sono pischelli. E i pischelli hanno un immaginario che è diverso dal mio, perché c'è un immaginario cinematografico di serie televisive e così. Per cui io cerco di capire anche qui come comportarmi, e il fatto di dover lavorare con persone di generazioni successive alla mia fa sì che mi venga voglia anche di cambiare il mio immaginario, perché l'immaginario cinematografico mio è diverso dal loro. In generale, quando non c'è un'indicazione, io cerco di essere il più teatrale possibile. A me è una cosa che mi rompe proprio i coglioni e i particolari che spariscono in una scena. Cioè, qui c'è una lampada, la scena dopo è un controcampo, lampada non c'è più. Perché? Perché sei pigro, che ne so. Insomma, fatti una disposizione della stanza e poi ci avrai tutti i particolari che girano. Ecco, a me quello piace molto, perché quando io sto dentro un fumetto ci sto proprio dentro. Per cui se sto nella stanza, sto nella stanza insieme a loro, e quindi mi piace trovare tutte le cose. Però per il resto ammetto che alcune mie inquadrature sono figlie di un bagaglio iconografico che spesso, per esempio, non risente della mancanza delle serie televisive, delle ultime. Io ammetto di non avere Netflix. Meno io. Ecco, e quindi che ne so, molte delle inquadrature da serie televisive mi mancano, proprio come bagaglio visivo. Detto ciò, basta. Sì, in realtà no, si vede che come disponi, no? I piani, gli oggetti, come crei profondità. C'è un sacco di cultura anche pittorica, cioè non è soltanto cinematografica o televisiva. È chiaro che nel fumetto, in cui manca audio e movimento, si deve far muovere la scena attraverso appunto questa telecamera immaginaria, ma anche appunto gli oggetti in scena, quindi che so, una lampada in primo piano, no? Un controcampo più esagerato, come faceva Sergio Leone, un primissimo piano ma con una panoramica sullo sfondo, cioè più contrasto e più rendi movimentata la scena. Sì, in generale, anche quando parlo con gli studenti lì della scuola romana, gli dico, cioè, non mettete più di 5 o 6 elementi in scena, perché quando avete fatto 5 o 6 elementi, cioè primi piani, appunto magari un personaggio di quinto, oppure un
un mobile particolarmente interessante, che già dà la dimensione di una del luogo dove ti trovi. Faccio un esempio che ho fatto anche agli studenti. Io faccio vedere un angolo di un corridoio, ok? E due porte, un angolo di un corridoio. Se ci metto un estintore, è un edificio pubblico, ok? Perché non è un edificio... Quindi bastano due porte e un estintore e già ti faccio capire dove siamo. Poi se voglio fare il corridoio di un ufficio, allora faccio anche le targhette, faccio... Però in generale cerco di capire quali sono quelle 4-5 cose che servono a rendere il luogo che voglio rappresentare. E alla fine non ce ne sono mai più di 4-5. Cioè, questa è una delle nozioni basilari, no? Per fare fumetto, cioè lo spazio a disposizione è quello e devi sfruttarlo nel maggior numero di modi per far passare tutte le informazioni che vuoi far passare. Ma anche al posto di una didascalia, cioè metti un oggetto per spiegare dove siamo, certo. Basta quello, basta un'ombra diversa, un taglio di luce diverso per spiegare l'ora del giorno, la città, il paese, il posto. Non c'è vediamo conto anche della pazienza del lettore, che spesso non è così ampia. Il lettore si rompe i coglioni se vede delle pagine dove ci sono effetti speciali a rotta di collo, Io faccio l'esempio mio personale. Io un fumetto dove in ogni vignetta c'è una prospettiva di queste qui SVAM, così io dopo 4 pagine mi rompo i coglioni. Fammi capire. Avete presente quei film, quei montaggi serratissimi, quello che parla, la segretaria che alza lo sguardo, e allora andiamo, rallenti. Allora Bruno, stiamo parlando, cioè questa ampia panoramica sul tuo lavoro, sul modo in cui te, facciamo parte un pochino della polemica, dai, in cui te affronti il mestiere, in cui lo gestisci, in cui lo sperimenti anche, perché alla fine il zucco è che, e in questa cosa ti sento fratello, a fare la stessa cosa, anch'io. Ci si rompe i coglioni, cambiare, uscire dalla comfort zone, no? Sperimentare stili, tecniche, generi nuovi, ci consente di, insomma, di rinnovarsi, di tornare anche un attimino pimpanti, però il fil rouge, insomma, la costante di questo tuo percorso è, come dicevi prima, il voler fare bella figura, la cura, no? La consapevolezza di quello che stai facendo, l'amore per quello che stai facendo. Ora, ultimamente, in questi ultimi anni, sta venendo premiato un certo fumetto che invece molto spesso è dilettantesco, sia dal punto di vista grafico che sia dal punto di vista anche della scrittura, che però viene spacciato per artistoide. Ora non voglio dire che è tutto merda, per l'amor di Dio, ci sono fior di fumetti estremamente validi che adottano un segno antinaturalistico o una scrittura più libera, no? Dalle regole classiche della scrittura, della sceneggiatura. Però spesso, ecco, a rimorchio di questa tendenza vediamo autentici troiai. Cioè, l'impressione è che ci siano sempre stati, per l'amor di Dio, non è una tendenza di ora, sono sempre stati i troiai. Però ecco, parte della critica, parte dell'attenzione pubblica stia venendo data tanto a questa new wave, che però lascia un pochino il tempo che trova, nel senso che l'approccio punk mi sembra molto superficiale, perché manca dell'essenza del punk. Sì, tra l'altro io non so... Siamo a rischio discorso da vecchi, te lo dico subito. No. Ma però siamo vecchi, per cui discorso dovremmo fare? Scusa. No. Tre vecchi che ragionano su una piattaforma di giovanissimi, quindi pensa che intelligenza, che acume. Il cortocircuito. Certo. Allora, no, a me quello che spiace è vedere alcuni lavori non solo disegnati male, non è importante il fatto che siano disegnati male, disegnare male
non significa nulla. A me piaceva moltissimo Chantal Montelier, che era una disegnatrice francese, che se tu la vedevi rispetto a Mebius, a tutte le altre cose che uscivano insieme, sembrava che facesse dei pezzi di legno così. Abbiamo già appurato che il disegno non deve essere bello o brutto, deve essere funzionale a quello che si racconta. Sì, il problema è che spesso si racconta il nulla, okay? Si racconta il nulla, si fa dell'autobiografia, ma veramente due camere e cucina. Nel senso, sapete come la penso io sull'autobiografia? A me o c'è qualcosa non di importante, di fondamentale, ma qualcosa di collegato a un periodo storico, a qualcosa che sta nella realtà. Come diceva Antimani, no? O sei un trafficante di organi o qualcosa del genere, se no, che mi O frega. se no, sei Jack London, Marco Polo, se no Sì. E poi soprattutto, quanto ritieni interessante la tua autobiografia, il tuo modo di raccontare? E questo, a volte penso che ci sia una prosecuzione dell'adolescenza, così, per un sacco di tempo. Veramente ci sono dei fumetti che non solo non pubblicherei fossi un editore, ma fatico a leggere perché dopo un po' l'intimismo mi è vero che è un sacco di cose, sono cose su cui ci si incontrano un sacco di persone, ci si ritrovano, però mi sembra veramente un circumnavigare l'ombelico che mi indigna. Basta gestire tanto bene. Nel senso che Fatto bene è un gran bel leggere, ma va fatto bene. sì, però allora per esempio dico, vuoi fare dell'autobiografia, passa per il genere, cioè Esattamente, utilizza esattamente. un genere letterario così Ma io e lo rendi, capito? Cioè, gli togli questa patina da caro diario, oggi ho cambiato sapore, però io c'erano Ma al di là questo, ho capito, da caro diario, insomma. del discorso legato agli autori, no? Che ha fatto finora, ha fatto anche Daniele prima, io anche dal punto di vista del lettore, cioè io non voglio uno che mi racconti una vita simile alla mia, non me ne frega un cazzo, ho già la mia di vite, io ne voglio una diversa, uno che mi racconti cose diverse, non che mi racconti le sfighe di tutti i giorni che capitano a tutti noi, non me ne frega un cazzo, già mi capitano le mie, fammi raccontare anche quelle di un altro. Ma figurati se me ne frega di sentire, ah perché così siamo tutti insieme, ma che cazzo me ne frega se siamo tutti Infatti, insieme? e Io poi voglio sì. che mi inventi una storia che mi appassioni, non che vieni e mi abbracci e dici dai, teniamoci forti, siamo tutti insieme, ma Ma allora, vaffanculo. Mattia, ma chi te conosce? No, e poi un'altra cosa che un'altra cosa invece vedo come un impoverimento è che forse anche appunto per la natura del social e della brevità che uno è costretto a fare così. Quello che manca è la recitazione dei personaggi. Della recitazione dei personaggi sembra che non ne freghi più niente a nessuno. Hanno questo tipo di recitazione da bocca chiusa, da pausa, da così. Da M perenne. Non lo Quella so, capre. certo, voglio dire, Sono io venuto i cuccini. sono anziano, però le commedie di Neil Simon mi piacevano proprio per questo schioppettio continuo, per questa, appunto questa continua cambiamento dei gesti, questo, insomma, questo recitare. E il fatto che non si reciti più nei fumetti mi urta. Allora, quello che volevo dire io, ovviamente, non era un'intemerata contro il nuovo fumetto, la New Wave, perché è ovvio che il fumetto, come qualsiasi linguaggio, cambia, si evolve, si trasforma e arriva da un punto all'altro, no? Quindi noi siamo nel bel mezzo a una trasformazione del linguaggio, eccetera. È giusto anche interessarsi di quello che ci propone, no? I tempi in cui si vive. Però il discorso è, quello che volevo dire era riferito a una trasformazione nella richiesta di
di lettura da parte di una certa parte di pubblico, che non so se appunto è l'uovo o la gallina. È nato prima questo nuovo genere proposto o la richiesta da una certa parte di pubblico di identificarsi in certe narrazioni? E questo lo trovo interessante, a prescindere poi dal fatto che a noi tre piaccia o meno, perché alla fine poi non c'è nemmeno il pubblico di riferimento. Però, ecco, è da studiare come fenomeno per capire se ci sarà ancora margine di movimento per noi, oppure se a un certo punto ci toccherà far festa e dedicarsi ad altro, tipo la cultura. Veramente, questa è una domanda a cui non so rispondere se è nato prima l'una o l'altra cosa, però c'è questa situazione di considerare la propria esistenza non solo come forma narrativa, ma proprio come mondo, cioè questo è la mia esistenza, è il mondo. E questo un po', secondo me, è limitante per la propria narrazione, perché voglio dire, il mondo è finito, ma tu ancora di più, cioè voglio dire, dopo un po' che cacchio racconti? Quando tu sei il motore della narrazione, voglio dire, ti sembra rotto una scaldabagno, non hai mai avuto difficoltà nel gestire il fatto che è finita una stagione e devi aspettare 8 mesi prima di vedere la seconda, oppure di non trovare Netflix. Sono piccoli drammi quotidiani che insomma segnano le piccole esistenze, piccole grandi. Poi ripeto, a me ci sono un sacco di disegnatori giovani che mi piacciono, però io noto in alcuni che scorrono nella mia bolla che cominciano già a ripetersi e c'hanno 20 anni, c'hanno 21 anni, 22 anni. Cazzo, se ti ripeti a 20 anni, a 50, cioè, a 50 non ci arrivi, nel senso che ti smonti prima. Ora, adesso voglio dire, Lupo Alberto c'ha 40 e passa anni, si è campato 40 anni e per qualche motivo c'è, non è che è sopravvissuto a se stesso, ha cercato di rappresentare la realtà parlando anche di milioni di cose. Voglio dire, se tu cominci a ripetere te stesso veramente già a 20 anni, forse farai un altro mestiere dopo, oppure vuoi fare la meteora, vuoi morire a 27 anni come Kurt Cobain. Tutti. Franky chiede: cosa pensate di Chester Brown? Aspetta, Franky chiede: cosa pensate di Chester Brown? Lo dice Chester... a te, io lo conosco pochissimo. È sì, plurale, ma in realtà chiede a te, Bruno. No, io non lo... Benissimo, abbiamo già risolto. Comunque ne penso tutto il bene possibile. Parlandone da vivo. Guarda, io Bruno ho un'ultima domanda, perché poi alla fine siamo arrivati già alla fine. Ti manca un ulteriore passo in questa tua parabola, no? Così colorata. Sei passato appunto da strisce umoristiche declinate su più fronti, no? Bruno e Franco, Lupo Alberto, poi Nirvana, più altre esperienze spot, no? Al realistico, al graphic novel, eccetera, eccetera, ora addirittura al formato francese. Però visto che oltre a gestire, direi molto bene, il disegno e il colore, hai anche delle esperienze da sceneggiatore, visto dal momento in cui la maggior parte delle storie di Lupo Alberto te le sei scritte per conto tuo. Ecco, visto che le competenze ce l'hai, ti manca davvero il passo da autore completo? Cioè, sì, ma lo metto in conto. Lo dico per i lettori, cioè, quando ci siamo confrontati nel corso degli anni, eccetera, eccetera, a volte ci hai sottoposto a me, Emiliano, idee, spunti che ti erano venuti in mente, no? Possibilmente da sviluppare, molti dei quali erano efficaci, cioè erano idee ganze da fare. Sì, sì, è vero, era brillantissimo. Sì, nel senso che dovrei avere il tempo per buttarlo giù, soprattutto dovrei essere convinto di saper gestire una narrazione di, poniamo, 100 pagine, perché il problema di problema, diciamo, di Lupo Alberto, che Lupo Alberto quando tu scrivi,
a parte le tavole autoconclusive che devi essere proprio, però il massimo che fai può essere una storia da 12 o da 24, però quella da 24 la devi fare in due puntate, quindi una la devi chiudere e poi devi capire, e sono narrazioni veloci. Certo. E quindi impostare un graphic novel così ci devo pensare, e comunque sarà una questione, se deciderò di farlo sarà una cosa di genere, perché mi piace proprio l'idea di utilizzare il genere e raccontare altro. Certo, come potrebbe essere il genere alla fine. Sì, io potrei fare, voglio dire, nella mia vita, a parte disegnare, ho fatto anche altre cose che potrebbero essere da spunto per delle cose autobiografiche, però non ce ne frega un cazzo, non ce ne frega un cazzo, nulla. Cioè, faccio altre cose. Cioè, ma non è neanche vero che non ce ne frega. In realtà, magari a tanti ne le fregherebbe, ma si facciano i cazzi loro. Cioè, mi si accontenta, sì. È quello. Io l'unica volta che ho fatto autobiografia, e senza dirlo, era quando dopo Kraken, che all'inizio aveva avuto appunto un bel successo, così mi sentivo gli occhi addosso e non sapevo come continuare. Poi ho scoperto che per fare la produzione di funghi in casa, diciamo in spazi per fare degli allevamenti nella doccia, no, serve il letame di cavallo. E allora mi sono inventato che loro, che nella fattoria chiedevano aiuto a Ludovico, che è il cavallo, così, ma lui era stitico. Per cui questa era la mia autobiografia, nel senso che c'era Mosè che gli diceva: mi raccomando, voglio un bel plof, capito? Non un plef, un plif, proprio un plof. E lui era stitico, proprio non poteva, così. Questa è l'unica forma di autobiografia che mi sono conosciuto. Finiamo con una domanda veramente cattiva, velenosa, di Valeria, che è questa: preferiresti fare da sceneggiatore per i disegni di Daniele o continuare a disegnare su sceneggiatore di Emiliano? Porca miseria. No, lo sceneggiatore per Daniele non sarei capace, nel senso che è duro, ce ne vuole a farle capire le cose. No. Ho fatto un corso da un addestratore del circo per fargli capire. Mi dovrei mettere nell'ottica, cioè, di pensare a un disegnatore che ha un sacco di possibilità, così, e per cui mi sentirei che gli faccio fare. Cioè, mi piacerebbe, mi piacerebbe farlo, ma non saprei decidermi cosa farti fare, ok? Quindi, se mi viene una storia intimista, cioè ti suicidi, ti butti su. No, una storia con Emiliano, c'è una storia che è rimasta in sospeso. Insomma, è scritto che poi disegnerà lui. Sì, la soluzione è questa, in realtà. Certo. Scrive Bruno, la disegno io. Esattamente, si è trovato quello come scamotaggio. Se volete, volentieri. E noi ringraziamo infinitamente Bruno per aver accettato questo nostro invito, per aver essersi messo a disposizione per sviscerare dettagliatamente tutte le sue idee, esperienze, eccetera, eccetera. Per essersi anche vestito bene per la serata. Solitamente a quest'ora è in pigiama, Bruno. Sì, pigiama di super piccolo. Ovviamente faccio la gomma pane, che è una cosa meravigliosa. Eccolo qui, guarda. Vedi, stai tutto il giorno. E cogliamo l'occasione per annunciare il prossimo ospite, a cui andrà la domanda che ci è passata prima con quel bellissimo pizzino, che altri non è che il gioco. Sono gente brava. Applausoni. Joshuone. Benissimo, Bruno. Grazie mille per l'ospitata, grazie a quelli che ci hanno seguito, cliccate segui o iscrivetevi al canale se vi piace, se volete, ne volete ancora, perché sennò poi ci rompe coglioni e non ne facciamo più. Sì, andiamo... ce la prendiamo a male. Molto bene, grazie a tutti e alla prossima, ci vediamo domenica sera. Ciao! Ciao a tutti! Ciao!